Antonio, nome di fantasia, è un ragazzo omosessuale originario del Beneventano che il prossimo giugno avrebbe compiuto 33 anni. Vittima dell'ignoranza, è morto ieri di AIDS. A raccontare la sua assurda storia è Rosario Ferro, infettivologo e responsabile salute di Arcigay Napoli, che, ascoltato telefonicamente da 8 Channel, lancia un appello. Fate il test, è fondamentale. Un ragazzo che comunque sino all'ultimo abbandonato dai genitori, perché ancora c'è questo preconcetto che l'HIV è una malattia che fa vergogna, l'AIDS è una malattia che fa vergogna, come fanno vergogna tutte le malattie sessualmente trasmesse. È una storia strappalacrime, è una storia che ai giorni d'oggi forse non sarebbe il caso di sentire più, però purtroppo è accaduta. Un ragazzo, 33 anni a giugno, quindi 32 ancora, mandato via dal suo paese, della provincia, perché malato, siero positivo, arriva a Napoli già in una fase conclamata. Lo abbiamo aiutato, gli abbiamo trovato un alloggio, abbiamo fatto una cordata, una solidarietà per aiutarlo. Vorrei che le cose potessero cambiare. Quello che dico ai ragazzi oggi, fate il test, fatelo continuamente. Non dico di non fare sesso, fatelo, ma fatelo in maniera protetta. 2017 è successo e forse succede ancora. Speriamo bene, l'informazione ci può aiutare.